vede certamente che sia il produttore sia tutti quelli che erano coinvolti nella produzione del film stesso hanno lavorato per trasmettere questo messaggio, ed è un messaggio connesso con quello che il film racconta e che è un richiamo che la Chiesa faccia quello che proprio dal 2002, da questi eventi che il film racconta, è stato avviato prima dal cardinale Ratzinger quando era prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, che la Chiesa non può più né tollerare questo né tollerare la copertura da parte di vescovi. E così cardinale Ratzinger, poi come Papa Benedetto, ha fatto grandi passi nella direzione di rendere la Chiesa una istituzione trasparente e impegnata nella lotta contro gli abusi. Poi Papa Francesco ha continuato la linea di Papa Benedetto, ancora rafforzato la legislazione della Chiesa, ha istituito la Pontificia Commissione per la tutela dei minori, ha messo in pratica alcune misure già adesso e attendiamo anche notizie su ulteriori sviluppi in questa stessa linea, che daranno certamente un messaggio chiaro che la Chiesa Cattolica nella sua leadership si rende conto della gravità della situazione e che vuole e deve continuare la lotta per la giustizia alle vittime e per fare tutto affinché non ci siano più vittime di abuso. Quindi possiamo dire che dalle vicende che sono raccontate da questo film a oggi molto è stato fatto proprio per la protezione dei minori dalla Santa Sede e dalle chiese locali in tutto il mondo. Sì, bene, quello della Santa Sede è molto evidente, abbiamo altre norme, abbiamo leggi più severe, abbiamo le lettere circolari della Congregazione per la Dottrina della Fede, chiedendo a tutte le conferenze episcopali di inviare bozze per le loro linee guida, come incontrare le vittime, cosa fare con gli abusatori, come lavorare per la prevenzione degli abusi. C'è molto che è stato fatto dalla Santa Sede e poi da alcune chiese locali, per cui un film come questo e anche la premiazione certamente danno un ulteriore slancio a questo nostro lavoro, che ad esempio abbiamo iniziato nel 2012 qui alla Gregoriana con un convegno internazionale, il simposio verso la guarigione e il rinnovamento, che ha visto partecipare 110 vescovi da tutte le conferenze episcopali del mondo e che era un primo passo anche per le zone dell'Africa, dell'Asia, dell'America, dove il tema fin lì non era arrivato. Con la istituzione del nostro Center for Child Protection, il Centro per la Protezione dei Minori, vogliamo lavorare per pian piano costruire una competenza locale, cioè persone che sappiano come reagire, come creare spazi sicuri per i bambini e gli adolescenti. Padre Zollner, qual è stata l'accoglienza che questo film ha ricevuto da parte di uomini di chiesa che sono stati impegnati e sono impegnati nel contrastare gli abusi sessuali? Una voce molto autorevole, quella dell'arcivescovo di Malta, Monsignor Charles Scicluna, che per 10 anni era il promotore di giustizia ed era la persona impegnata nella persecuzione di questi crimini commessi da sacerdoti, e lui qualche giorno fa ha detto pubblicamente che raccomanderebbe a tutti quanti, anche a tutti i vescovi, di guardare questo film. Lo stesso ha detto anche un vescovo australiano, e quindi c'è un grande apprezzamento per il film e ovviamente anche un apprezzamento per il messaggio e il modo in cui viene trasmesso il messaggio. Questi vescovi lo raccomandano di vedere il film ai loro confratelli, e quindi è un forte invito di riflettere e prendere sul serio il messaggio centrale, cioè come può la Chiesa Cattolica da un lato essere trasparente, giusta e impegnata nella lotta contro gli abusi che succedono e cosa possa fare affinché non succedano più, e cosa dobbiamo cambiare nel nostro atteggiamento, nella nostra mentalità, che in italiano si può esprimere con quella famosa parola omertà, non parlare, voler risolvere tutto sotto il tappeto, nascondersi, e di pensare che le cose passeranno, non passeranno. Ormai siamo a un livello che dobbiamo renderci conto che o noi con molto coraggio e anche la capacità di affrontare le cose faccia a faccia ci pensiamo noi, oppure un giorno prima o poi saremo obbligati a farlo, e questo penso sia uno dei messaggi centrali di questo film.